Lion, sbrigati che qui c'è ancora questo vermone gigantesco che è ancora arrabbiato. Anna, sto cercando di fare del mio meglio, adesso lo portiamo dentro. Due secondi soli e ci sto. Cico, tu dove sei invece? Dall'altra parte? Io sono quello con la stanza col libro, però c'è un problema, mi sa. Scusa, ma non abbiamo tempo per te adesso. Prima di tutto dobbiamo prendere dentro il vermone gigante qui. Ce la fai a mettere il portale? Ci sto provando. Che verme, scusa, che verme? L'ultima volta abbiamo incontrato un'altra creatura di Trevor. Questo è il Bridge Worm, è veramente orribile. Dopo... Ma quello è il tuo enorme. Dopo semmai te lo faccio vedere, guarda. Eccolo, è passato. Perfetto. È passato. Ok, ci siamo. Mamma mia, per un attimo pensavo che non passasse. Cico, guarda, mi spiace che non te l'ho potuto far vedere, ma penso che forse ne hai sentito parlare, quella specie di verme bianco che quello poi che si scoperchia. Gallerie, tipo. Sì, e lui tipo noi l'abbiamo visto fuori, quando l'abbiamo provocato, lui praticamente si è scoperchiato la faccia e da dentro la faccia bianca è uscita un'altra faccia tutta praticamente di carne era, giusto che Anna? Che schifo! Infatti, tutto arancione. Poi si era proprio spellato, sì, quando si arrabbiava. Sì. Era una cosa disgustosa. Ora com'è? E ora è spellato, però l'abbiamo dovuto richiudere nella sua cella, quindi non te lo posso far vedere. Ma tu scusa, dove sei? Perché io non ho capito. Ma io sono della cella quella con il libro. Però tipo un attimo un problema a rimetterlo a posto. Quello è il problema. No, non devi usarlo. Cico, ma fermo. Che hai fatto? Cico, fermo, perché se lo usi esce fuori una roba. Ho nausea. Non riesco a Oh, fermo. Ascoltami bene. Devi guardare l'angelo. Se lo smetti di guardare sei morto, ok? Come faccio? Io la visuale mi balla fermo, tutta fermo. Allora prima niente. Di tutto non devi balbettare perché mi dai fastidio, ok? Mi dai fastidio. Abbi pazienza, ma mi fai venire l'ansia quando fai così, ok? Datti una calmata, una bella calmata cosa forte. Cosa devo fare allora? Cosa faccio? Metti a posto il libro. Se non riesci a metterlo a posto me lo dai a me e lo metto a posto allora io. Te lo do perché è impossibile. Tu guarda l'angelo però. Guarda l'angelo, non smettere di guardarlo, ok? Guarda un po' davanti. Non capisco come siete tu... pronti, vi apro la porta. Apri la porta, Anna. Non capisco come tu non riuscissi a metterlo dentro il piedistallo perché io ci sono riuscito. La visuale ti balla tutta dopo un po'. È vero, è impossibile mirare. Con ansia, sì, effettivamente ti capisco ora. Allora, guarda, praticamente... Guarda, impazzito, si è affiondato sulla porta. È questo quello che abbiamo capito, Cico. Io almeno... Hai fatto la fesseria. Hai fatto la fesseria. Perché fai le cose stupide? Portato, scusami, dove sono? Allora, Cico, non te lo voglio ripetere più. Non balbettare quando parli, ok? Perché mi fai... Mi agiti, ok? Hai capito questa cosa che ti ho chiesto? Ok, ho capito. Benissimo. Allora, dove sono adesso? Perché mi ha portato qua? Perché ti ha toccato attraverso il vetro. E tu, stupido, sei andato addosso al vetro. Lo abbiamo detto in tutti gli SCP. Mai andare contro il vetro. Mai, perché è ovvio che ti riesci a toccare. Lo fanno sempre. E tu non hai capito mai nulla. E ogni volta fai delle stupidaggini. Lion, ma adesso come lo troviamo? Scusami, dove l'ha portato? Non ne ho idea, Cico, che cosa vedi dove sei? Dimmi qualcosa. Sono nella giungla vicino al laboratorio, riesco a tornare, okay. Però è stranissimo. Ti ha portato lontano, perfetto, allora sbrigati. Molto e combina lontano. Qualcosa di buono una volta tanto, mannaggia te. Che sempre disastri. Anche il libro, mannaggia te di nuovo. Io quello lì l'avevo provato io alla fine. E avevo visto che praticamente tu non c'eri purtroppo. Quindi un po' non hai tutti i torti. Però era uscito fuori un altro di questi cosi. E abbiamo pensato che da dentro il libro, siccome il libro si chiama tipo un diario, no? Una chronicle incompleta, noi abbiamo pensato che questa storia incompleta che vuole raccontare sia la fine del mondo e che quindi ci siano sia le statue del malvagio, quindi gli idoli di Leonard, no? Quelle che tu hai detto che erano secondo te dei demoni, e sia invece, invece un angelo dall'altra parte che quindi sia il bene. E quindi è probabile. Ma sembra che più di uno comunque. Sì, ogni volta che hai il libro in mano ne esce fuori uno. Tra l'altro quei cosi sono abbastanza aggressivi e pericolosi, quindi per favore cerchiamo di non avvicinarci più e magari anche di non usare più quel libro. Però o almeno ancora non abbiamo capito qual è il senso di tutto questo. Secondo me è tipo far concludere il mondo, cioè fare tipo la fine del mondo. Potrebbe essere una cosa molto pericolosa e allora veramente non rischiosa. Più, no. Se no, se conclude il mondo è la fine. Assolutamente. È come un libro dell'apocalisse incompleto. Sì, esatto, incompleto. Infatti è probabile che ci sia un modo di farlo completare e sinceramente preferisco... E magari non è il caso almeno non finché noi non decideremo che questo mondo deve finire. Aspettatemi, e non è sicuramente adesso il momento, visto che questa serie mi piace particolarmente e mi diverto molto, mi emoziono, diciamo così, mi emoziono molto a vedere i mostri che troviamo ogni volta. Io mi auguro, tra l'altro, che oggi capiti una cosa, ma Cico, non ti voglio dire che cosa, perché tu l'ultima volta non hai visto cosa è successo. No, ma... no, puoi non dirmelo, scusami. No, posso, lo farò. E in caso succede, vedrai. Allora, torce in mano e venite con me, dobbiamo andare piano piano perché non mi vicino? Ricordo benissimo. Allora, non è lontano, però è un po' intricato perché era un po' infrattata in mezzo agli alberi questa entrata, quindi è possibile conviene che io... Conviene volare basso per vedere se c'è... Questa qui tipo? No. Questa qui non ha luci però. Lo so, ma non è quella, ragazzi, abbiate pazienza, ma preferisco perché io mi segno un po'... Quelle che facciamo così non... Questa col sangue no, di fuori? No, non è neanche questa, mi dispiace. Era... Ma quante ne sono comparse ultimamente? È colpa mia perché io sto girando, adesso sto girando in quest'area spesso. E quindi qua c'è un'altra con un cadavere, ma non è nemmeno questa. Pensate, questa non l'abbiamo visitata probabilmente. Quindi
sarà un'altra. No, infatti non è segnata neanche questa. Da vedere in futuro, è probabile. Ah, ecco, ecco, vieni. Non è questa, però, Cico, ti devo far vedere una cosa e mi viene bene spiegartela qua. Cosa sono? Allora, vedi questa cosa? Questo è un serpente, è una rappresentazione di un serpente creata con dei blocchi, ok? Dei mini blocchi. Hai capito? È vero, che la testa non l'avevo vista. Praticamente rappresenta il simbolo di un'altra fondazione competente, competitiva, diciamo, scusate, della fondazione SCP. Non c'era solo la fondazione SCP. E invece no, c'è anche quest'altra fondazione. E se guardi, questo qui è un membro, infatti, è morto. Ma sulla schiena c'è un serpente dietro, è vero? Bravo, ha il simbolo di un serpente. Questa fondazione si chiama Serpent End. E io, se ti ricordi, Anna, avevo promesso che avrei cercato qualche informazione in più. Hai trovato qualcosa, qualche informazione in più? C'è tanta roba da leggere, ma è tutta in inglese, quindi ci metto un pochetto, anche se lo capisco. Però non è come leggere l'italiano. Almeno hai scoperto qual è, che ne so, il loro obiettivo, come si comportano. Vogliono liberare, sabotare le celle della fondazione. Quindi sono pericolosi. Perché? Molto. Ma non, perché? Non c'è scritto il perché almeno. Sono tipo sovversivi, capito? È come se loro odiassero la fondazione. Quindi a un certo punto. Ma sono completamente impazziti questi. Cioè vogliono che gli SCP vadano in giro liberi. Ascoltate, adesso qua c'è un'altra questione, però. Allora. Fermi. È uno di quelli. È uno di quelli, ma è vivo. E quando io sono venuto prima non c'era. C'era solo quell'altro morto. Quell'altro morto è un Chaos Insurgents. Cioè sono quelli Insurgents. Mi sto lo flippando. Lo squadrone, quello lì degli SCP. Esatto. Che tra l'altro anche quelli erano. Mannaggia, chi so io. Allora, Chaos Insurgent erano stati creati come fondazione, però poi si sono opposti alla fondazione, anche loro. La fondazione ha molti nemici. Quindi è un terzo gruppo. Sì, però di questi noi non è che ne abbiamo visti tanti. E io non so se in questa fase, visto che spesso li abbiamo trovati dentro le celle. Ma non avvicinati, ma fermo, non avvicinati. Se ha ucciso quello ci uccide anche noi, sicuro, anche un fucile. Ma noi dobbiamo entrare perché la porta è proprio lì, è dietro di lui. Ma hai visto che fucile ha? Noi non abbiamo armi. Io ho la ray gun, quella, il coso che distrugge i blocchi. Non so se è buona anche contro le persone. Ma può funzionare anche contro di loro? Ascoltate, voi restate un attimo indietro. Mi ha visto? Ok, okay. Fermo. Non sembra buonissima, oddio. Mi aspetta, ok, era forte. Ma lui era una belva, raga. Cioè, vi ricordo. Cioè, hai visto? Com'è possibile reggere a un raggio laser del genere? Cioè, questo qua tanto distruggeva i blocchi, io gli ho sparato tipo 5-6 volte. Cioè, è stato assurdo, Boh, vabbè. Questo qui è un Chaos Insurgent ed è morto. A questo punto abbiamo capito che a questi li uccidono i membri della Serpent End. Questi nuovi che abbiamo iniziato a trovare. Tra l'altro vedevo che qui c'è una roba strana, Cico. Che roba è, Lion? Ma è tipo pietra. Ma è tipo corrotta. Ma ci puoi, corrotta, la guardala. Puoi toccare per caso? Perché mi viene un dubbio. Non vorrei che. No, non farlo. Che non cosa farlo, ti non ha, toccarla. Cosa ti ha fatto, Cico? Sono fermo, mi ha immobilizzato. Slowness, roba del genere, no, paralisi. Per 20 secondi, ma per. Proprio. Guarda, sì, lo vedo. Verificato. Però datti una calmata. Ma me ne raccolgo un pezzo. Lo prendo io, preferisco. Perché fa rumore di vetro quando la rompi, tra l'altro. E posso raccoglierla tutta, sì. Ed è un SCP, chiaramente. Il numero 162. Oddio, potrebbe essere che sotto c'è proprio il 162. Quindi è venuto fuori. Qua. Se è uscito qua, abbiamo un problema, raga. Non dovrebbero uscire. Bisogna assolutamente. Ma si espande questa roba. Non ho credo. Pensato una cosa, no? Ma c'è quel tizio lì, l'ha già fatto uscire allora, se quello è il suo scopo. È possibile, ma dobbiamo vedere se effettivamente qua sotto c'è questo dovremmo SCP. Dobbiamo andare a controllare per forza. Oh, è mi raccomando, il fondo? Qua sotto c'è acido, non è sicuro un accidente, bisogna anche invertire. Stavo per morire, oh, assolutamente. Stai stato bene? Sto bene, ma è sto stato scendendo. Dura, qua. Ok, bravo, sali. Ok, ci sono. Anna, sbrigati anche arrivo tu. Arrivo anch'io, attenta, eccomi, ci sono. Devi uscire proprio al volo, brava. Eccomi. Ok, io ho avuto qualche difficoltà lì dentro. Adesso diamoci una calmatina e cerchiamo di entrare con sicurezza, ok? C'è un altro fuoco da campo qua sotto. Sì, è possibile. Sicuro è sceso qua quel tizio. Cico, datti una calmata. Forza. Cico. Ok, basta. No, Cico, basta. Cico, oi, basta, ok? Basta. Riprendi fiato. Calmi, perché altrimenti rischiamo di fare un pasticcio dentro. Se l'SCP è uscito, è possibile che ci sia un breach. Quindi appunto una fuoriuscita. E quindi dobbiamo essere particolarmente cauti. Seguitemi. Dobbiamo fare anche attenzione. Molta. Allora, cosa c'è? C'è una roba schifosa morta in terra. Un mostro, probabilmente un altro SCP. E penso sia morto, ma è orribile. E poi oltre a ciò, l'SCP non è il 162. Almeno a me sembra. Anzi, è un SCP strano, perché sul cartello state vedendo anche voi, cioè. Ma c'è un simbolo. Ma c'è scritto big. Big e c'è un simbolo di un uovo. Una goccia o un uovo? Una goccia sembra. Ho capito. No, non è una goccia, è un uovo. Quello lì è big egg. Praticamente è un grosso uovo. È un SCP di classe joke. Vi ricordate quando avevamo trovato il cesso? Il fantasma? Sì, il fantasma del water. Cos'era? Ok, smettetela di fare i cori, però. Cico e Anna, state combinando un pasticcio. Prima uno e poi l'altra.
In ogni caso, questo uovo dovrebbe essere uno scherzo, ma ciò non toglie che sia molto pericoloso. Anzi, io credo che lo possa essere ancora di più perché è imprevedibile. Ma scusa, questa cosa è legato all'uovo? Perché io me lo vedo che si muove, guardalo. Allora, è agonizzante. No, questo qui è un cadavere del becchino, ti ricordi? In realtà non erano proprio identici, però, oddio, forse c'hai ragione, non sono sicuro. Sono loro. Sicuramente sta per morire, cioè è morente, ma non è morto del tutto. È sdraiato a terra, ha perso sangue, poveraccio, però... Vabbè, un mostro alla fine, però mi fa un po' tenerezza lo stesso, se devo dire la verità. Qua sullo scaffale invece ci sono un paio di cose. Ma perché l'hai presa? Scusami, ma lo vedi cos'è? Tipo un'urna. Vabbè, l'ho vista sullo scaffale. La potrò vedere, no? Ma sei pazzo? Ho capito, ma voglio vedere che cos'è. Di cosa si tratta? Che cos'è? Si chiama... Vedi, non è niente di pericoloso, sei un cagasotto. Si chiama bottiglia d'aria. Non è niente di... Bottiglia d'aria? Sì, non è normale, ma vedi che simboli c'ha addosso? Vabbè, c'ha tipo delle rune, però... Sembra hai visto che... che sullo scaffale c'è anche un altro oggetto, lo vedi? Sì, sembra una bacchetta o qualcosa del genere. Ci abbi pazienza, ma io prendo anche questa, devo vedere che cosa sono ste robe. Questa cos'è? Qui si chiama Immovable Rod e dice che neanche gli dei potrebbero spostarla, ma il tocco più leggero potrebbe. Che cacchio vuol dire? Cioè, tu l'hai spostata, l'hai presa in mano? Beh, sì, ma non è piazzata a terra. Invece sulla bottiglia d'aria c'è scritto il suono di un giorno ventoso rimbomba all'interno di questa giara, di questa bottiglia. Dentro è una giara del vento, tipo. Ho sentito una cosa del genere, forse, non lo so, mitologia, roba del genere. Guarda, stiamo trovando una serie di oggetti strani. Ne abbiamo qualcuno anche a casa. Io in mano ho anche il sustaining spoon, quel cucchiaio sempre pieno che io uso sempre poi per mangiare. Io continuo a mangiarci. Lo stai continuando ad usare, allora? È buono, sì, sto continuando a usarlo. Scusa, ma Lion, perdonami, prima di aprire, hai controllato se c'è qualcosa nei vasi? No, se vuoi guardare, guarda, non c'è bisogno che me lo dici, Anna, però. Porca miseria, Cico, cosa volevi dire? Forza. Se era qui, che senso ha? Scusa, c'entra con l'SCP? È possibile. L'SCP sembra essere qualcosa... Ah, ok, ho trovato. Allora, c'è l'uovo. L'uovo è quello lì, quella cosa grossa. È un uovo particolarmente grande. Effettivamente non sembra essere niente di super particolare, però vi assicuro che lo è. Ma come lo uccidete di strada? Lo vedi che è tipo l'uovo di un grifone? Ma stai scherzando? No, allora, aspetta. C'è un grifone, però l'uovo non dovrebbe essere un uovo di grifone. No, guardale lì a fianco. Sembra il tutto per tutto che quel coso sia uscito dall'uovo. È possibile, ma non dovrebbe essere così. È possibile pure che l'abbia covato, sinceramente. Provo ad entrare... Allora, dividiamoci da in tre. Solo? Sì, io entro da solo. Tu rimani qui in mezzo, nel caso io ti chiamo. E invece Anna rimane proprio fuori completamente. Vediamo ma che cosa succede. Attenzione, ma sei pazzo? Entri così, magari quel coso ti assale pure. Non mi pare. Beh, i grifoni in teoria non sono delle creature cattive, eh? Quindi non dovrebbe essere malvagio. Però se tocchi l'uovo si arrabbia di brutto, quello sicuro. È possibile. Vuoi provare ad entrare anche tu, Cico? Così rimani davanti alla porta. Non mi sembra pericoloso. Prendo io l'uovo se vuoi. No, questo no. Rimani nell'angolo e io ti dico che cosa fare. Semmai tieniti pronto anche i blocchi, così dimmi ti puoi... Dimmi tutto, sono prontissimo. Ti puoi rifugiare. Ok, allora, io provo a mettere prima di tutto un paio di torce, perché così non rischiamo niente. Poi prendo l'uovo in mano e vediamo un po' che cosa... Lion! Oh, cos'è? Porca miseria, che cacchio cos'è è? Cos'è quel coso? Cosa gli hai fatto all'uovo? Non neanche tocca... No, tu stai dentro. Sto dentro? Sì, ma nell'angolo. Io non ho toccato niente, non ho neanche preso l'uovo. È arrivato sto gigante incredibile. Mi ha dato una pizza in testa, mi ha fatto male pure. Mi ha tolto 4 cuori in un colpo. Però adesso non sembra che mi voglia uccidere. Sta guardando il grifone in realtà. Ma mi sembra incastrato. Come se fosse il guardiano dell'uovo, vedi? Appena sì. Tu hai fatto il gesto che volevi prenderlo è comparso. Sì, è vero. Però io non voglio... Cioè, io voglio prenderlo l'uovo. Devo vedere che cosa fa. Non posso tenere... Uccidilo allora, è uscito per forza. Ok, proviamo. Non dovrebbe essere particolarmente aggressivo, anche perché... O è bloccato perché... Sì, ma è immortale comunque, guardalo. È possibile, sai. Quanta vita ha sto coso. C'è anche la faccia brutta. Ok, è morto. Mamma mia. È morto. Cosa ha dato? Ha dato un foglio, degli guardalo. Spiccioli e tipo uno scroll of lock. Che non so che cosa sia, sembra tipo un incantesimo. Ti dispiace se te lo do a te, Cico? Te lo tieni? Sì, perché tengo tutto io. C'ho fin troppe cose. Non vorrei, ma tutta sta roba sembra un botto mitologica. Grifoni, orchi. Io scroll. Guarda, non mi ricordo esattamente che cosa diceva il fascicolo dell'uovo. Però provo a riprenderlo un'altra volta, almeno per vedere che cos'è. Ed effettivamente, aia, cos'è successo? Cos'hai? Niente, però sono slowness pesantissima. Che proprio non mi posso muovere neanche di un passo. Per tipo 10 secondi, però. Forse è perché l'uovo è pesante, eh? È possibile, perché l'uovo è sicuramente pesante. È proprio grosso, cioè... Ma è così tanto, però, com'è possibile? Non lo so, ma la dimensione dell'uovo non rispecchia neanche il suo peso effettivo. Cioè, è un uovo colossale. Ti puoi muovere adesso, però. Sì, adesso sì. Ma ho solid core. Quindi praticamente sarebbe quella cosa che se tu mi spingi, prova a spingermi, Cico, dammi un pugno, vedi? Non... Col pugno però. Vedi? No, vedi, rimane inchiodato. Sono inchiodato a terra. Quindi quest'uovo in qualche maniera mi dà peso e stabilità. E questo mi paralizza, no? Mi ha bloccato e mi rallenta. Ma che razza di uovo è? Cosa c'è dentro che ti fa questi effetti? Infatti, queste cose strane. Adesso c'ho proprio peso, cioè l'effetto di peso. E infatti di nuovo non posso saltare. Cioè vedi, posso, infatti... ma
proprio salto basso, basso, basso. È molto brutto. Potrebbe addirittura... L'aiola di nuovo! Un aia. Attenzione, allora loro non si muovono, sono tipo bloccati. Però se tu ti avvicini ti fanno male. Non stiamo capendo bene. Io vorrei andare a recuperare il fascicolo di sto coso, ma sinceramente non mi ricordo proprio. Mi ricordo che si chiamava Big Egg. Anna, non è che magari puoi andarci a dare un'occhiata tu? Perché posso non ci sto. Posso provare a vedere se riesco a trovare qualcosa. Non ci sto capendo un accidenti, sinceramente, di sto coso. Anche perché poi mi incuriosisce, perché è al di fuori degli altri. Cioè, avere il nome con una parola, Big Egg, è proprio il nome dell'SCP. Non è SCP numero 324, è SCP Big Egg. Ma l'hai detto, è una di quelle classi joke. L'hai detto anche okay, tu, ma sono così quelle. Ma qualcosa deve, cioè, deve avere qualcosa di particolare. Anche il fantasma del sedere, no? Quello del cesso. Quello lì aveva il numero, cioè era SCP numero 4000, quello che era, joke. Invece questo qui è SCP Big Egg, è diverso. Ma perché questo sembra tipo mitologico, perché... Io il foglio che mi hai dato l'ho letto. Cioè, hai visto cos'è? È una magia. È una magia, sì. Sì, è una magia. Però non lo so. Io ho trovato cosa c'è scritto. Dice che praticamente ha solo la forma di un uovo. Ok. È un oggetto che non si può identificare, ma che ha l'aspetto di un uovo. Ok, quindi vedi, io tra l'altro ho ancora peso. Tra l'altro peso ce l'ho infinito, quindi ho un po' di problemi a muovermi. Ora ho anche paralisi per 20 secondi. Andiamo proprio bene, non mi posso praticamente muovere. Quindi, in teoria, questo oggetto che è qua dentro è sicuramente qualcosa di molto pesante o addirittura qualcosa di magico, visto che c'è questo... E soprattutto non è un uovo, cioè non c'è niente dentro. No, oddio, dentro può esserci qualcosa, ma non quello che ti aspetteresti. È un uovo, ma non è un uovo, non lo so! Quindi, in teoria, il grifone è una specie di guardiano dell'uovo, ma non mi ha fatto nemmeno nulla. È fermo, è forse perché non è in pericolo l'uovo, forse non si attiva. E invece l'ogre, questa specie di gigante arancione dietro di me, che cosa dovrebbe essere, scusa? Un altro guardiano dell'uovo? Però neanche lui ti attacca, ti ha dato solo un colpo, tipo avvertimento. Guarda, io per il momento non ho provato nemmeno ad utilizzare l'uovo, però una curiosità ce l'ho. Appunto, è quello il punto. In teoria su Minecraft magari. Come si fa ad usare l'uovo? Si lancia per terra, giusto? Cioè, di solito è così. Sei sicuro di farlo? Guarda che è pesantissimo, potrebbe rompere tutto pure. Possiamo provare a uscire fuori e provare ad utilizzarlo fuori. E poi se lo perdiamo però magari è peggio. Magari Chico. Senza questi due, sicuro. Beh, questo è naturale. Ma vogliamo provare qualcos'altro con il gigante? Ne provo ad uccidere un altro, vedere se dà un altro oggetto diverso. Esatto, un'altra magia, prova. Perché è possibile. E lui è molto forte, tra l'altro. Riesco a ucciderlo, ma solo perché la motosega... Che poi, per quanto ne sappiamo, quei cosi potrebbero star uscendo direttamente dall'uovo, Anche questo io ci ho pensato. Allora, anche questo ha dato un'altra magia, vedi? Quest'altra uguale? Diversa. Quella di tua si chiamava Lock, se non ricordo male. Questa qui si chiama Lock. Trattieni persone. Tra l'altro, di nuovo, una cosa che c'entra col fatto di essere paralizzato, bloccato, appesantito, rallentato. Tutte cose che fa lo stesso uovo, sì, vedi? Sì. Secondo me sono tutte cose che nascono dall'uovo, non uovo. Non riesco a capire neanche cosa sia quel coso. Proviamo ad uscire a vedere se dal di fuori e magari... E di fuori, scusa? Per ora lo lasciamo, ma poi in seguito possiamo decidere... Guarda, metto un portale qua. Così nel caso decidiamo di rientrare a vedere, abbiamo il portale e possiamo rientrare al volo. Quest'affare qua per terra purtroppo dobbiamo lasciarlo così. Mi dispiace anche. Dovevo bruciarlo, toglierlo. Ma sei pazzo? È un cadavere, resuscitato, lascialo perdere. Preferisco di no, anche perché magari poi per fare una cosa buona, tra virgolette, rischiamo di metterci a repentaglio noi. E non vale proprio la pena. Ma scusa, una cosa, no? Quella cosa sopra allora non è questo SCP. Esatto, ci stavo pensando anch'io. No, perché questo è Big Egg. Quello lì, tenete le torce in mano per favore. Quella roba là sopra era il numero 162. Quindi non c'entra proprio niente. Probabilmente la sua cella è qui da qualche parte. E probabilmente è stata sabotata. Magari era quella che lui stava sabotando. E poi qui ha incontrato questo Chaos Insurgent, che a quanto pare era qui. E in qualche maniera hanno interagito, hanno combattuto. Ed è andata a finire che il Chaos Insurgent è morto. E noi abbiamo beccato quell'altro. Io cercherò informazioni su questo 162, perché se un'altra cosa tipo il ghiaccio rosso che va in giro e ma la troviamo ovunque, abbiamo un problema, secondo me, no? Ma sicuro è come il ghiaccio rosso? Hai visto che è uscito da sottoterra, no? Lo questo so. Se lo lasciamo libero, contamina tutto il mondo. Non sicuro. È detto, però è possibile, dobbiamo fare qualcosa. Potremmo avere la stessa situazione. Ragazzi, con la basta, carne. Una cosa alla volta, ok? Adesso abbiamo l'uovo per le mani, dobbiamo vedere che cosa succede. Provo ad utilizzarlo per terra, allontanatevi un pochino, qualche passo, per favore. E vediamo. Vai! Okay. Sto provando? È uscito qualcosa? Io sto... Non lo tiri, ma non lo tira. Non lo tira, però... Lion! È uscito un grifone adesso, quindi... Non è possibile, raga, che cacchio... Ma è mi attacca? È un uovo di un grifone, allora! Io c'ho ancora peso, quindi... riesco e non riesco a muovermi, ma il grifone ma in sé... Ma l'uovo non l'hai lanciato... Oh! Lo posso cavalcare. Oh mio Dio! Cioè, posso cavalcare... Ma non sembra contento, guarda, sta dimenando! No, infatti, lui non sembra per niente contento. Forse è come se io lo dovessi domarlo, in qualche modo. Non mi porta da nessuna parte. Non so se magari...
Ora che non ho più peso, forse. Sì, ma sembra che non funzioni, non vuole proprio, guardalo, non ci riesci. Allora lo lasciamo qui, raga. Cioè, a me sinceramente lo non... lo uccidiamo. Scusa, no, no. Può dare una magia, magari, che ne sai? Ma mi sembra brutto, pace, no. Non fa niente. Non è cattivo, questo non lo voglio uccidere. Dai, mettiamoci il jetpack e torniamo al laboratorio, va bene? Sbrighiamoci, forza. Dobbiamo andare di qua, seguimi. Ok, mi vedi? Seguiamo, sì, ti stiamo dietro. Non ci resta altro da fare che mettere in sicurezza Big Egg, anche perché sinceramente penso che non sia pericoloso questo. Sono più preoccupato per quell'altro che abbiamo trovato là fuori, quel blocco strano. E anzi, a proposito, quello si espande sicuro, si sta già espandendo, anzi. Io lo metterei già, quello che abbiamo preso lo metterei già in un'altra cella, anche se non sappiamo qual è la sua classe. Appunto, io lo metterei dobbiamo già. Scoprire qualsiasi cosa su quell'affare, sì, soprattutto sì, va bene, trovare però la cella. Io non me lo voglio portare nell'inventario. Ce l'ho proprio appresso, purtroppo non ha neanche un nome oltre il numero, non posso sapere che cos'è. E quindi non posso l'altro avere un'idea. L'abbiamo messo in quelle normali. Mettiamolo anche questo in quelle normali. Preferisco no? di no. No, preferisco metterlo in una di quelle, anzi, proprio del ghiaccio rosso. Così se è una. Esatto, una dobbiamo evitare si espande, che si espanda. Almeno possiamo tenerlo in un genere di cella che possa essere più sicura possibile. Quindi lo affido a. Chico, tieni. Vai in una delle celle qui della zona rossa, in fondo, e lo vai a mettere dentro di loro. Lo puoi piazzare anche per terra, ma stai attento a non toccarlo, perché è pericoloso. Se lo tocco succede come prima, come esatto. prima. Invece per quanto riguarda noi, Anna, dobbiamo andare verso la fine, quindi rimettiamo il jetpack e ci facciamo Lion, un volo. Lion, sei sicuro di volerlo contenere qui? Comunque quell'uovo può far creare un sacco di roba strana. Ho capito, però la classe è questa, quindi non dovremmo ricorrere ad altre celle a meno che non siano effettivamente necessarie. Preferisco fare le cose bene. Io spero solamente che non crei altre creature perché sono pericolose. Dovrebbe, non dovrebbe. Qui c'è il verme che fortunatamente... mi dispiace Cico, non lo puoi vedere. Se ti sbrighi ad arrivare verso la fine del corridoio riesci a vedere anche verme. Ok, ho finito di metterla dentro la cella, sto arrivando, lo voglio vedere. Perfetto, allora noi ti aspettiamo un attimo qui. Intanto Anna, tu ce l'hai un piedistallo per mettere certo, l'SCP? Certo, tutto quanto già pronto. Allora ti do l'uovo, non lasciarlo per terra però, mi raccomando. No, perché... no, assolutamente, tranquillo. Tieni, prendilo, mettilo a posto. E non toccarlo più, anzi, perché preferisco che non esca più niente da dentro. Evito di toccarlo per quanto possibile. Per quanto riguarda gli altri due oggetti, anzi tre, perché poi abbiamo anche le magie. Per quanto riguarda gli altri oggetti che abbiamo raccolto, penso che possiamo, non so, tenerli nell'inventario. Non credo che siano SCP queste vuoi altre che li cose. Li metto esposti insieme all'uovo nella cella? No, no, tranquilla, me li tengo io appresso nell'inventario.